Ciao ragazzi, oggi parliamo ancora di Dogma F, la bici che ha vinto l'oro olimpico a Tokyo con Richard Carapaz. Ne avevamo parlato già una quindicina di giorni fa in occasione della Gran Fondo Pinarello. Oggi torniamo sull'argomento perché l'altra volta ce l'aveva presentata al padron Fausto Pinarello. Oggi la vediamo un po' più nel dettaglio, ma prima di scoprire i dettagli veri della nostra Dogma F, facciamo un salto indietro di circa 20 anni e parliamo di come è nata la Dogma. Mettetevi comodi. Sino a quando non fu utilizzato da Pinarello per il suo modello di alta gamma, il nome Dogma richiamava la memoria solo degli appassionati di cinema. Al Salone del 2002 il marchio trevigiano stupì tutti con un telaio realizzato mediante tubazioni al magnesio H61 con carro posteriore e forcella di tipo Honda. Leggerissimo ed estremamente rigido per l'epoca, ebbe poi diverse riedizioni negli anni a venire, come questa FP che risale alla gamma 2006. Nel 2009 il nome Dogma ritorna ancora con la 60.1, è la prima versione in carbonio ed è asimmetrica, una chiave di lettura che Pinarello non abbandonerà mai più. Il telaio pesa 890 grammi, la fibra è di tipo toraica 60HM1K con Nano Alloy Technology. Carro e forcella presentano una celebre curvatura Honda ancora più accentuata, qui la vediamo nella versione fornita alla Movistar. Nel 2011 viene presentata invece la prima riedizione, la Dogma 2. Anche qui la vediamo nella versione con la quale hanno corso i professionisti nella Movistar. A parità di fibra composita sono stati accentuati sia alcuni aspetti legati all'aerodinamica sia al concetto di asimmetria, che da quel momento in poi sarà incluso in tutti i modelli in composito di Pinarello. Arriva il 2012 e la Dogma cambia ancora nome. Siamo alla versione 65.1 Tink 2. La prima parte del nome deriva dall'upgrade di fibra composita, la seconda invece indica che è pensata sia per gruppi meccanici che elettromeccanici. Sempre asimmetrica, l'anno successivo si vedrà anche una primissima ed embrionale versione per freni a disco. Nel 2014 viene tolto il velo sulla prima Dogma del cosiddetto nuovo corso. Grazie alla collaborazione con la Jaguar, che è partner del Team Sky di cui Pinarello è fornitore di biciclette, nasce in Galleria del Vento ed ha una fortissima indole aerodinamica che si nota nelle forme. Rispetto alle passate versioni, il disegno è infatti fortemente rinnovato e asimmetrico. Il peso del telaio è di 860 grammi per una taglia 54, la fibra utilizzata è la toraica 1101K. E arriviamo alla F10, ufficializzata nel 2016. È una bici ancora frutto della collaborazione con il Team Sky. Rispetto alla versione precedente è stato ottimizzato ulteriormente il disegno per una penetrazione aerodinamica migliorata, addirittura del 12,6% nella zona tra l'obliquo e il piantone. Il telaio pesa solo 820 grammi nella versione rim brake. Infine la Dogma 12, che qui vediamo in versione disco. È stata presentata nel 2018 e smussa ulteriormente alcuni dettagli. Si è lavorato soprattutto sull'integrazione dei componenti, sulla facilità di passaggio dei cavi e come sempre sull'aerodinamica. Il guadagno medio è di 8 watt rispetto alla F10, con una rigidità incrementata del 10%. La fibra utilizzata è sempre la toraica T1101K. Ma torniamo adesso alla nostra Dogma F e alle modifiche rispetto alla F12. Gli ingegneri Pinarello si sono concentrati prima di tutto sui miglioramenti aerodinamici. Il tubo reggisella è stato rastremato ed è adesso più sottile. Questo ha portato ad un nuovo posizionamento della batteria per i gruppi elettromeccanici, posizionata adesso nella scatola del movimento, davvero oversize. I pendenti verticali adesso si innestano in maniera separata al piantone e più in basso rispetto a prima.
Il carbonio utilizzato è sempre una fibra Toray T1101K. Resta ovviamente la concezione completamente asimmetrica del telaio e la totale integrazione dei componenti come la forcella Honda e il manubrio Talon Ultra di Most, così come i cablaggi. Miglioramenti ci sono stati anche nella zona sterzo e nel tubo obliquo, che ha comunque il profilo flatback. La cura dimagrante ha portato un miglioramento nel kit telaio completo di ben 265 grammi, ma anche il 12% in più di rigidità sulla scatola del movimento centrale. Rispetto alla F12, la Dogma F salva 1,3 watt a 40 km/h, il doppio a 50 all'ora. Le ruote sono le Fulcrum Speedlight 40, montate con copertoncini Pirelli P0, mentre il gruppo è lo SRAM Red E-Tap completo. Altri dettagli? Il telaio grezzo in taglia 53 pesa soltanto 865 grammi e la bici in questa configurazione ne segna sulla bilancia 6,9 senza pedali. Il prezzo del kit, composto da telaio, forcella e reggisella senza il manubrio, è di 5.600 euro ed è disponibile in 11 taglie. Il prezzo della bici in questo allestimento è 13.190 euro. La garanzia infine è di 5 anni se il prodotto viene registrato entro 30 giorni dall'acquisto. Quindi, se dovessimo scegliere due parole per definire la Dogma F, sceglieremmo reattività e comodità. Reattività l'abbiamo riscontrata soprattutto in salita, infatti quando la strada impenna è veramente pronta ad ogni sollecitazione. La comodità invece quella non ce l'aspettavamo e l'abbiamo riscontrata soprattutto alle alte velocità sullo sconnesso. Però per tutti i segreti della Dogma F ricordate che il test è in edicola con il numero di agosto di Cicloturismo, quindi correte in edicola e andate a leggerlo. Ciao!